Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della rabbia, avrete visto la mia locandina in versione Hulk, eh, vediamo come, che cos'è la rabbia veramente, come si manifesta, come si manifesta a, a livello personale, quindi in che modo noi somatizziamo la rabbia che non esprimiamo, come la esprimiamo positivamente e negativamente, poi lo vediamo, come si manifesta nella realtà a, a livello macroscopico. E infine, eh, come possiamo liberarci completamente di tutta quanta questa rabbia. Intendo quando dico liberarci definitivamente la rabbia, intendo della rabbia nel mondo. E, però, chiaramente, quello che, che vogliamo far succedere nel mondo, dobbiamo farlo succedere prima di tutto nella nostra vita. E allora, che cos'è di cosa è manifestazione la rabbia? E allora vorrei ehm, che mi scriveste qualcosa quando è che vi siete incazzati l'ultima volta, cioè. Dietro la rabbia che avete manifestato, magari a qualcuno o che non avete manifestato, ma qualcosa vi ha fatto rabbia, che può essere qualcosa che ha fatto il governo, qualcosa che ha fatto eh, le banche, qualcosa che hanno fatto qualche vostro vicino o il partner, i genitori, mamma, papà, ehm, amici, che cos'è che vi ha fatto incazzare? E ditemi o, o me lo scrivete in chat oppure mi scrivete in chat, ok, l'ho pensato. Così, se avete proprio un caso specifico concreto, voglio, voglio sapere se voi ce l'avete già ben preciso in mente. Nel momento in cui ce l'abbiamo ben focalizzato in mente, posso andare avanti. Allora va bene, mi hanno risposto Cristina e Maria, Maria Rosaria che ringrazio. Ne in mente tanti, Cristina, ok. Ti capisco perché in questo periodo, diciamoci la verità anche marghe, ok. In questo periodo ci sono molte cose che dovrebbero farvi, farvi farci incazzare. Marco dice per mancanza di informazioni o informazioni falsate. Ok, quindi forse probabilmente ti riferisci alla manipolazione mediatica. Quindi, ok. Gloria è una... arrabbiata scusami, con un amico che correva troppo in macchina. Perfetto. Allora, ragazzi, ritornate un attimo con la mente in questo momento in cui vi siete incazzati e rispondetemi a questa domanda. Vi sentivate padroni della situazione in quel momento? Oppure vi sentivate completamente fuori dal controllo di quella situazione, cioè eh, Gloria che si è arrabbiata con un amico che correva troppo in macchina, tu potevi fare qualcosa o ti sentivi impotente di fronte a quello che faceva questo amico? Così come, per esempio, Marco, per le informazioni falsate, ti senti e ti senti incazzato e ti senti potente riguardo quella situazione, cioè che tu hai il potere di cambiare le cose? Oppure ti senti impotente riguardo questa informazione falsata, questa diffusione di informazioni falsate. In modo di preciso, non ho capito bene a che ti riferisci. Quindi, questo scrivetemi: potente o impotente, ok, Patrizia mi dice fuori dal controllo. Perfetto, vediamo gli altri che rispondono. Così vediamo se siamo tutti. Ok, mi sono sentita impotente, dice Maria Rosaria. Le cose esterne mi sento impotente, anche Marco mi conferma, probabilmente anche gli altri ora ci daranno tutti la stessa conferma, e litigio con mia sorella non riuscivo a spiegare le mie ragioni. Quindi ti sei sentita impotente e quindi ti sei arrabbiata. Ecco qua. Gloria dice: assolutamente: no, mi sentivo impotente perché non mi rispettava in maniera più assoluta. No, non mi rispettava nella mia richiesta di andare più piano. Poi Marghi dice impotente, frustrata, mi sono messa a parte per amore di un bimbo. Ok, tutti quanti avrete notato che il leitmotiv per tutti noi di, che ci siamo arrabbiati è stato quello di essere impotenti, di sentirci non essere, sentirci impotenti. La nostra percezione in quel momento era quella di impotenza. E se ci sentiamo impotenti, allora ci sentiamo questa rabbia che cresce dentro perché ci incazziamo con chi ci siamo incazzati, con chi ritenevamo in quel momento potente. Quindi Gloria con quello che guidava la macchina, uh, mh, non so, Cristina con la sorella perché la sorella non la faceva spiegare, oppure Marco con, uh, con le cose esterne perché sono le cose esterne che si devono risolvere, non è lui che ha il potere sulle cose esterne. Uh, e poi gli altri, vabbè, non, non mi avete detto tutti quanti qual è, qual è stato il caso specifico, però... Uh, il discorso è questo qui, il discorso è che la rabbia in realtà deriva dal senso di impotenza, cioè quando ci sentiamo impotenti riguardo per esempio i manipolatori, uh, quelli che mh, falsano le informazioni, quelli che i banchieri, i, poten i potenti, ok? Di questo poi abbiamo parlato molto di Anna Maria nel libro che uscirà fra breve e eh, di cui vi terrò informati e che avrò, avrete una copia gratuita tutti quanti Uh, all'inizio in fase di lancio quindi mi raccomando state seguiteci attentamente per le prossime settimane uh, abbiamo parlato molto proprio di questo aspetto cioè di chi ha veramente il potere non sono i potenti cioè i potenti siamo sempre noi anzi noi siamo i veri potenti perché mi, mi rifaccio a ciò che ha detto Marco prima perché in realtà c'è questa grande illusione del, che ci sia un mondo esterno questa grande illusione che l'esterno sia fuori e noi siamo qui e, e basta siamo impotenti perché anche noi siamo in questo se ci siamo nate siamo ritrovati in questo mondo catapultati in questo mondo che già c'era prima della nostra nascita c'erano già delle regole c'erano già delle istituzioni c'erano già tante cose costruite nei secoli passati e noi siamo arrivati bambini in quest'arco di 80 60 70 100 anni che campiamo Facciamo quello che possiamo, ma insomma che cosa siamo noi rispetto a una banca, una multinazionale, rispetto a un, uh, un governo, roba che c'è da migliaia di anni? Siamo niente, siamo dei micro, delle cacchette. In realtà non è così perché noi possiamo trasformare tutto ciò che è al di fuori se noi andiamo a lavorare dentro. Okay? Lavorare dentro, trasformare la percezione ci aiuta a trasformare il mondo fuori. Questo è tutto quel, ciò intorno a cui gira il mondo di ricchezza vera, non solo, sarà anche l'oggetto principale eh, del documentario che sta per uscire e in produzione. Cioè, oggi ho avuto la bozza quasi definitiva, devo fare alcune modifiche, quindi ci vorrà qualche settimana, però sto eccitatissimo all'idea di farvelo vedere perché è troppo bello, parlerà proprio del fatto che ehm, noi con il mondo, per modificare le cose nel mondo esteriore, dobbiamo lavorare nel mondo interiore. Ok, e quindi chi ha letto Ama e Arricchisci te Stesso, che non ti hanno mai portato in mano, e eh, vabbè. Chi ha letto il mio libro Ama e Arricchisci te Stesso sa bene qual è la, uh, la parte scientifica che ha supporto di quello che sto dicendo comunque. La rabbia, quindi abbiamo detto che cos'è, è una manifestazione del nostro senso di impotenza. Quando noi ci sentiamo impotenti, noi proviamo rabbia. Infatti, eh, quando ci arrabbiamo, i primi sintomi sono eh, di... li somatizziamo attraverso i bruciori di stomaco. Quindi ogni volta che noi abbiamo mal di stomaco a livello di bruciore, eh, problemi all'altezza del terzo chakra, comunque la bocca dello stomaco... Eh, Quel tipo di uh, dolori o bruciori o quello che è, ecco il bruciore è la rabbia, però comunque il, um, quello è il nostro centro di potere, il centro dell'emozione e del potere. Quindi se noi reprimiamo la rabbia, l'emozione della rabbia, allora lo manifestiamo a livello uh, somatico con il bruciore di stomaco. Poi, se la cosa eh, si protrae, eh, si va a manifestare nel fegato. Quindi tutte quante le grandi problematiche legate al fegato, qualunque siano le malattie legate al fegato, è sempre un problema di rabbia repressa. La rabbia, quando la reprimiamo e non la esprimiamo, esprimerla ragazzi è una cosa importante. Io non è una cosa banale, esprimere la rabbia è qualcosa che io ho imparato e non l'ho imparata chissà quando, l'ho imparata dopo i 40 anni, credo due o tre anni fa. Quindi. Um, esprimere la rabbia non è sempre qualcosa di tutto, cioè ci sono persone che urlano e che sbraitano e che esprimono in modo negativo la rabbia e lo fanno in modo naturale e istintivo, altre persone che la reprimono. Quelli che la reprimono paradossalmente sono più soggetti a problemi a lungo termine con il fegato, okay? perché non sanno esprimere la rabbia, però la rabbia può essere espressa in modo positivo o in modo negativo. Esprimerla in modo negativo non ci fa bene perché ci produce sensi di colpa, ci produce karma, ci produce tante conseguenze negative dell'urlare per esempio a qualcun altro. no? Esprimerla in modo positivo, quindi in modo terapeutico, quando c'è un facilitatore, qualcuno che ci aiuta, allora sì, allora va benissimo. Ma molti di noi abbiamo bisogno di, di esprimere la rabbia. L'ho fatto in tantissime cerimonie sciamaniche. Eh, però per me quello che mi è servito per sbloccarmi è stato un coaching energetico e genealogico guidato da Anna Maria, però c'erano tutti i coach energetici, è stata una roba veramente molto forte, ancora probabilmente se lo ricordano, ma stasera non vedo coach energetici in linea, ma se ci fossero se lo ricorderebbero, perché una volta che mi sono, che ho stappato lo champagne e ho iniziato a esprimere la rabbia è stata una roba veramente forte e, e bella, liberatoria. Io quando ho provato, ragazzi, quando ho espresso la rabbia, vi giuro, è stata proprio, vedevo proprio le scariche tipo il film di Thor, proprio una roba, una tempesta di, di, di elettrica proprio, e, e ho visto proprio la realtà che, sai, si muoveva così, cioè è stata un'esperienza un proprio mistica, molto, molto potente, e vi auguro e vi, vi spingo a trovare il modo di farlo, di esprimerla in modo positivo. La, la potreste fare anche Orlando in un cuscino volendo, se non, se non avete altri modi, insomma. Ah, ok, Paolo è arrivato un coach energetico. Uh, Paolo dice che l'ha fatto l'ultimo check. Bravo Paolo. Ah, mi fa molto piacere perché l'espressione della rabbia fa, è uno sfogo meraviglioso e credo che prevenga proprio, uh, che prevenga proprio tante malattie al fegato. Quindi... Uh, esprimere la rabbia è molto importante, reprimerla non ci fa bene. Ok, come si manifesta la rabbia a livello globale? Quindi abbiamo visto che la somatizzazione attraverso il fegato e la bocca dello stomaco. Uh, a livello globale, come si manifesta? Pensate a questo tempo, a questo periodo. Noi adesso facciamo il master nell'Energetic Club di creazione del nuovo mondo e il primo training che sarà tra tre giorni e non come ho erroneamente scritto nella mail, che ho scritto che è il 25 che è stasera, ma inve e invece il, 20, il 28 tra tre giorni, giovedì prossimo, faremo il primo training che è proprio come passare dalla rabbia alla pace. Quindi eh, però eh, lo facciamo in un'ottica di trasformazione globale. Quindi eh, come si manifesta la rabbia? Um, come si manifesta la repressione della rabbia, cioè la siccità che noi stiamo vivendo in questo periodo, fittizia o non fittizia che sia, poi questo è un altro discorso, ma la siccità che cos'è la mancanza di acqua? La mancanza di acqua è la mancanza di emozioni, quindi noi non stiamo manifestando queste emozioni. Perché non la manifestiamo la rabbia? Perché sappiamo che socialmente non è accettabile uno che urla è una persona aggressiva e quindi noi non vogliamo essere persone aggressive, non vogliamo essere giudicati, noi non vogliamo essere uh, messi fuori dalla società, altrimenti uh, se, se una persona, diciamo, se noi non vogliamo morire socialmente, ok? Noi siamo esseri sociali come esseri umani e quindi non vogliamo fare questa fine. Quindi um, la, la siccità, per esempio, è la manifestazione della repressione di certe emozioni, certe paure, non solo la rabbia, Um, però, per esempio, abbiamo visto già in, um, in Ame Arricchisci Te Stesso, c'è quel capitolo in cui faccio vedere che quell'anno che era il 2019, in cui d'estate c'erano state uh, incendi in tutto il mondo, se vi ricordate, l'incendio in Amazzonia, l'incendio in, in Congo, che c'è una, una foresta pluviale che è andata in fiamme, e in Siberia, uh, e non mi ricordo dove c'era stata pure un'esplosione atomica. Uh, non quella di Fukushima un'altra minore ma insomma comunque sempre cose legate al fuoco quella era il modo che aveva il pianeta per dirci che stavamo utilizzando troppo la mente ok? e dovevamo passare dalla mente al cuore non l'abbiamo fatto e quindi poi è arrivata il lockdown e la pandemia che era un'altra manifestazione della stessa cosa che ci insegnava a passare dalla mente al cuore questo l'abbiamo detto in tante dirette e poi adesso è arrivata la fase in cui ci occupiamo delle nostre emozioni represse, quindi la rabbia. Un'altra cosa che voglio dire è questa. Perché l'abbiamo trattato, ecco, mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, cioè del senso di impotenza, perché secondo me quello è il centro di tutto della cosa più importante da approfondire. Quando noi siamo di fronte a una persona che è incazzata con noi, come ho scritto anche nella mail, incontri la gente incazzata, e um, quella persona, allora, non c'è mai un, un carnefice se non c'è una vittima che l'ha chiamato. Quindi eh, non è mai cattivo uno e buono l'altro. In realtà è sempre un gioco del, dei ruoli, un gioco delle parti in cui ognuno chiama l'altro, si attraggono magneticamente come il chiodo e la calamita. Insomma, quindi quando ci sono due persone, vittime e carnefice, è sempre un gioco delle parti. E sia che noi manifestiamo le rabbia a qualcuno e sia che qualcuno la manifesta a noi, c'è sempre un succhiamento di energia. Anche fare incazzare qualcuno è un modo per succhiare energia, e anche sfogare negativamente la rabbia è un modo per prendersi l'energia dell'altro. Quindi c'è sempre una mancanza di energia. Perché due persone si rubano l'energia a vicenda? Noi viviamo un po' come fanno vedere, come ci manifestano anche tutti i film sugli zombie, no? Gli zombie, che cosa hanno? Che cosa sono? Persone senza anima. Che hanno un cervello perché comunque riescono a camminare, muoversi, avere degli istinti tipo, tipo ammazzare oppure mangiare o fare eh, insomma hanno la, una mente che li guida, ma non hanno un'anima, non hanno un cuore. Le persone che addormentate sono come gli zombie uguali perché hanno la mente che funziona magari spesso anche molto bene, molto forte, molto forte. Ma non hanno il cuore, non hanno la connessione con la loro parte divina, non sono presenti, sono sempre così un po' sempre svampiti, sempre che hanno bisogno di, di ricentrarsi. eccetera. Capita chiaramente di stare distratti, però comunque l'importante è imparare ad essere focalizzati, a rimanere centrati. Perché? Perché si passa dalla mente al cuore. Nel momento in cui noi siamo nel momento presente, passiamo dalla mente al cuore, e ci si allena a fare questo, poi ne ho parlato diffusamente nel libro. Passando al cuore ed entrando in contatto con la nostra parte divina, noi possiamo attingere da lì tutta quanta l'energia di cui abbiamo bisogno e quindi non andiamo più a rubarla al nostro prossimo, al nostro partner, al nostro genitore, al nostro figlio, eh, al nostro amico, alla persona con cui sfoghiamo la rabbia o dalla quale riceviamo lo sfogo di rabbia. Quindi, nel momento in cui noi ci connettiamo al nostro cuore, noi possiamo smettere di manifestare la rabbia uh, o, 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 che, uh, o facciamo smettere che gli altri ce la manifestino a noi, perché non c'è più quella ricerca dello scambio di uh, energia, perché istintivamente, poiché noi sappiamo che senza energia non riusciamo a vivere, dove la andiamo a prendere se noi non abbiamo la connessione dentro? La andiamo a prendere fuori. Questa è la fregatura. Questo è il motivo per cui noi ci sentiamo impotenti, perché siamo troppo nel mondo esterno, perché il mondo esterno è quello della mente. Ma se noi andiamo nel mondo interno, che è quello del cuore, e ci connettiamo alla nostra fonte infinita di ricchezza interiore, allora, e solo allora, noi interrompiamo questo gioco delle parti del rubarsi energia. Ragazzi, io penso di essere stato abbastanza chiaro, però vorrei un feedback per capire se mi sono riuscito a far capire. Questo, questo poi è il passaggio che faremo giovedì dalla mente al cuore, cioè dal, dalla rabbia alla pace, ma è concettualmente la stessa cosa. Sarà specifico per la rabbia e per la pace, però concettualmente è sempre un lavoro che va nella direzione di limitare il potere che ha su di noi il mondo esterno e rafforzare il potere che abbiamo noi sul mondo esterno. Perché, più siamo connessi con noi stessi, e più siamo i creatori noi, del mondo esterno. Quindi, se qualcosa fuori non ci piace, ce l'andiamo a lavorare dentro. Questa è la mentalità. Prova a immaginare tra un anno, dopo la fine del master, in cui tu hai imparato per 12 mesi a lavorarti dentro tutto quello che non ti piace fuori, allora siamo diventati i creatori del nuovo mondo. E questo è quello che cercheremo di fare. In, questi, in questo prossimo master, che non mi ricordo se sono 12 o 13 mesi, ma comunque sarà un, un altro master molto tosto che vi auguro di fare. E a questo punto io se, aspetto qual, se ci sono delle domande. Peraltro, iscrivendovi prima di giovedì, siete ancora in tempo... Uh, per uh, scaricarvi i primi, i primi training del master precedente, perché io questa settimana mi occuperò di toglierli, però se siete abbastanza rapidi e non credo di farcela entro giovedì, se siete abbastanza rapidi potrete riuscirvi a scaricare qualche training e vi garantisco che anche uno solo dei training che potete scaricare dalla, dalla membership in più può fare veramente la differenza nella vostra vita. Intanto leggo che Cristina ha una domanda, mi spieghi meglio il passaggio dalla mente al cuore. <ride> Il passaggio dalla mente al cuore lo spiego veramente proprio tanto tanto bene qui. Ama e arricchisci te stesso, trasforma la tua realtà con la formula ricchezza vera, che vuol dire passare dalla mente al cuore? Allora, ho scritto un libro, quindi ci sarebbe da parlare per un'altra ora e mezza. Ah, se intanto che, che ti ordini il libro, intanto che ti decidi a leggerlo, eccetera, c'è anche un webinar in cui Dico anche questo. Se vai sul uh, sul blog, se vai sul blog, c'è un post fissato in alto che parla di ama arricchisci te stesso, al termine del quale c'è il link a un, um, uh, a un webinar, un training che ho fatto gratuito, che ti puoi scaricare ed è molto potente che parla di come passare dalla mente al cuore. C'è anche addirittura proprio una meditazione guidata molto forte. E um, però ti voglio dare qualche informazione in più perché magari ecco. Uh, Diamo per scontate certe cose perché sono tanti anni che ne parliamo, però effettivamente poi se qualcuno ci inizia a seguire da adesso potrebbe avere questi dubbi. Allora, passare dalla mente al, al cuore a tanti livelli di uh, comprensione come concetto. Uh, intanto si parla del eh, sesto chakra e del quarto chakra, quindi non del cuore fisico ma del cuore eterico. Poi nel cuore eterico c'è la nostra scintilla divina nel timo che è quella che ci collega alla nostra anima, alla nostra parte divina. Okay? Questa scintilla è, è, viene rappresentata in molte culture come un diamante e io l'ho raffigurata come il diamante di ricchezza vera che è questo che vedi qui sulla copertina del libro. Se vedi all'interno del diamante, cioè quindi il diamante all'interno di noi, del nostro cuore, all'interno del diamante c'è il fiore della vita e il fiore della vita... È la maglia che compone la realtà, immaginati il tessuto della camicia che hai addosso, della maglietta che hai addosso, Quel, quella maglia che si intreccia e per la realtà, se tu potessi avere delle esperienze mistiche come si possono avere così con gli sciamani, eh, non tutti gli sciamani, non tutte le esperienze, però si possono arrivare a vedere questa maglia che compone la realtà, che, è, peraltro, è anche il simbolo più antico del mondo, quando tu vedi questo. Um, questo simbolo che compone la realtà è la realtà esteriore, come se fosse la maglia della matrice, la matrix nella quale viviamo. Quella maglia è dentro di noi, quindi nel momento in cui tu passi dalla mente al cuore, tu stai passando nella tua parte creatrice. Vai all'interno di quel tuo mondo interiore che genera le informazioni sulla base delle quali viene creata la realtà, puoi modificare le informazioni e quindi cambi la realtà. E qui eh, posso farti un altro esempio. Per esempio c'è Platone che parla del mondo delle idee, che è l'iperuranio, e lui diceva che nulla accade in questo mondo se non è accaduto prima nel mondo delle idee. Quindi le idee che cosa sono altro se non una serie di informazioni? Quindi immaginati un mondo energetico, informazioni eteriche, però sulla base di quei, quelle informazioni energetiche eteriche si crea la, la realtà materiale infatti eh, un atomo decide di diventare un atomo di qualcosa eh, soltanto sulla base di informazioni che riceve vabbè per questo è tutto spiegato l'aspetto scientifico nel libro quindi non, non mi dilungo oltre però passare dalla mente al cuore vuol dire tutte queste cose che ti sto dicendo poi ti aggiungo altro un altro livello qual è quando tu il mondo esteriore è il mondo della mente, il mondo interiore è il mondo del cuore. Okay? Se tu sei, sei, fai meditazione, imparerai la meditazione, qual è lo scopo finale della meditazione? Sì, ci sono tanti scopi per cui si fanno tante meditazioni, però uno degli scopi comuni a tutte quante le meditazioni è quello di, di andare a portare la mente al momento presente. Quindi non ti distrai pensando a quello che farai domani, non ti distrai pensando a quello che hai fatto ieri, ma tu sei qui ed ora. Okay? Nel momento in cui tu sei qui ed ora, passi dalla mente al cuore. Stare nel cuore vuol dire essere presenti nel qui ed ora. Ed è un allenamento. È un allenamento che puoi fare con quest'audio di cui ti ho parlato. Adesso ti metto il link dal blog perché magari non lo so qualcuno. Ditemelo, ma se qualcuno di voi non sa manco il blog di ricchezza vera qual è, perché un tempo era scontato che si sa... lo sapessero tutti, però adesso forse ci sono molte persone che non ci conoscevano e quindi lo metto... Lo metto qui in chat e in alto a tutto il blog c'è il link per l'articolo che parla di Ame Arricchisci te stesso, e quindi lì in fondo poi ti puoi scrivere al webinar. Quindi uh, salvatelo il blog. Salvatelo ogni tanto puoi tornarci. Per ora non ci sto scrivendo ancora l'articolo, ma arriverà dopo la ristrutturazione di ricchezza vera che sto operando, quindi ci saranno il nuovo libro, ci sarà il documentario, ci sarà uh, dei nuovi video, una serie di video che voglio fare, bellissima. E poi tornerò anche a fare gli articoli sicuramente. Quindi sto facendo tutto sto casino per tornare a fare quello che ho sempre fatto in passato. Bene, ragazzi. Allora, sicuramente per passare dalla mente al cuore, lettura consigliata: ama e arricchisci te stesso. Anche se con questi riflettori che tengono, non si riesce a leggere, ecco, così si dovrebbe leggere. vabbè ragazzi, io direi che per stasera è tutto. Allora, ci, mh, ci aggiorniamo. Per qualunque cosa, scrivetemi qui nei commenti al video. Se ci sono altre domande, rispondo uh, per iscritto volentieri sono qui al vostro servizio quindi eh, non pensiate di disturbare o cose del genere perché sono più che felice di aiutare ringrazio Maria Rosaria Cristina Gloria Marco e tutti gli altri amici che sono intervenuti e ci vediamo ci vediamo giovedì nell'energetic club allora il, il link per l'energetic club è fissato in alto iscrivetevi entro giovedì ed avrete anche i training del passato master un abbraccio a tutti ragazzi e grazie per essere stati con me. Aho!